Allora, qui abbiamo una piccola rappresentanza, perché eravate in 15 sul palco, gli intillimani. Sensazioni claustrofobiche. Infatti vi guardavo e ho detto, mamma mia, cioè questi meritano proprio un premio solo perché ancora non sono inceppati l'uno contro l'altro. È stata dura. Esatto. Allora, parliamo di... Sì, salutiamo Alessandro. Alessandro. Venite a vedere sempre la stanza perché sono delle bellissime chiappe. Sono di questa cosa. Delle belle chiappe. Detto di non dire parolacce. Ma chiappe che è parolacce? No, però magari sai. Le belle chiappe di Silvia che ha nel video, vedete, mettetevi in prima fila perché al centro c'è un video, così vedete Silvia nuda, cambiando le chiappe. Ed è anche single, quindi affrettatevi gente. Ma perché? A presto. Non lo so. Grazie. Grazie, ci vediamo dopo, mi raccomando, torna con i prossimi. Allora, innanzitutto cerchiamo di riorganizzare un attimo la cosa. Che spettacolo abbiamo visto? Come si chiama? Presentatevi anche voi stesse e raccontatemi un po' la genesi pure del lavoro, insomma. Allora, io sono Alessia e sono la regista. Io sono Alessia, ridiamo perché c'è proprio una comitiva di giapponesi, no? Io sono Silvia, siamo parte della compagnia, rappresentanti dell'associazione culturale che è la base del lavoro che è stato fatto per questo spettacolo. Ok, e il nome dello spettacolo è Il tempo e la stanza. Ok, raccontatemi come è iniziata questa cosa. Un anno fa. Tanti e tanti anni fa. Da cosa l'avete partorito? Allora, è nato dall'università. Quando andavamo all'università abbiamo seguito un corso di un regista e professore dell'università che ci ha fatto conoscere appunto l'autore del testo, che si chiama Boto Strauss, e che semplicemente ci aveva molto affascinato, ma noi non eravamo ancora pronte perché è un testo molto molto complicato. Lui è un drammaturgo tedesco molto matto. E quindi abbiamo aspettato un pochino, abbiamo fatto altri lavori di tutt'altro tipo, fino a che poi siamo approdati a questo. Una volta maturi. Esatto, e l'anno scorso l'abbiamo preparato, anzi quest'anno, all'inizio di quest'anno l'abbiamo preparato per metterlo su, per poi mandarlo appunto ai festival, proprio questo. Okay. Questa che vedete al Fringe è una versione unica, pensata appositamente per il Fringe. Perché in origine durava 2 ore, è un secondo atto molto grande che è stato, diciamo, ridimensionato all'interno del video che abbiamo girato. Sì, perché poi c'è, ricordiamo, insomma, che in questo spettacolo c'è appunto questo contributo video, questa sorta di installazione direttamente sul palco a integrare quello che succede sulla performance, insomma, che vediamo dal vivo. E, ditemi un po', per esempio, non so, così, delle sensazioni a caldo dell'impatto con il pubblico del Fringe. Dunque, molto caldo, tanto per cominciare, molto caldo. No, perché è tutto molto veloce, ti devi spiegare, monta, smonta, gelatine, vai, gira. Diciamo, questo aiuta anche l'emozione, no? Perché comunque devi andare in tempi talmente rapidi che non hai nemmeno troppo tempo di agitarti, insomma. Esatto. Era già sul palco, era già finito. Non pensavo operatorio, proprio. Esatto. Ok. Okay. Però è stato bello, molto bello. Ok, quindi vi è arrivata comunque assolutamente. Okay. E che cosa? Che cosa? Ah, già è vero, perché voi avete spostato alle 22. E poi ditemi una cosa, che cosa avete fatto 5 minuti prima di andare in scena? Perché a me piace questa cosa di sentire i vari raccontini, vabbè, le cose che si possono dire, insomma. Allora, io ho preparazione.
training talk. Poi abbiamo fatto merda. Vabbè, chiaramente si capisce. Un minuto prima di entrare. E poi niente. Abbiamo mandato. Da noi c'è l'usanza che più possibile, visto che la nostra costumista è molto puntigliosa e molto brava. Sì, e infatti ho notato poi questa particolare attenzione per, sì, lei è molto, molto brava, a noi ci piace un sacco lavorare con lei. Però diciamo che nonostante questa sua si chiama Paola Scafareo. Paola Scafareo si chiama. Okay. Diciamo tendiamo a per diciamo utilizziamo questo modo per concentrarci, correggi mi si sbaglio, che ognuno cerca come può di prepararsi il più possibile da solo in maniera che si possa concentrare, quindi sì. Già da prima. Okay. Quindi non è successo un evento particolare, una serie di cose che avrebbero pippato nel video chiaramente, quindi non le possiamo tutti dire. Mi raccontano del faro che non funziona, del microfono. No, devo dire che no, è andato. È andato, ok. Non lo diciamo. Adesso vi lascio andare così alle vostre baldorie poi post spettacolo. Ditemi per quale motivo vi dovrebbero votare, visto che comunque è sempre un festival, per cui sì, e questa è la domanda che si fa a Miss Italia, no? Quindi la pace nel mondo, vai. Perché noi facciamo un tipo di lavoro tanto tanto faticoso, che non è il mestiere dell'attore in generale, che lo è, chiaro, ma è un lavoro tanto di concentrazione, cioè partiamo tanto dal corpo, no, per arrivare al personaggio. Il lavoro che facciamo è molto lungo, gli attori vengono in sala prove, sono la prima prova, ma c'è un copione intero a memoria, e poi lavorano tutto sul corpo, e poi raggiungono il testo solo più avanti, diciamo, lavoro in un ma non soltanto per troppo faticoso, perché dovrebbero votare perché siamo bravi. Siamo molto bravi. E poi la nostra in camera, è una compagnia piccola, abbiamo fatto tutto da soli, abbiamo fatto tanto. Certo. Qualcuno ci aiuta. Va bene. Allora, grazie ancora, grazie ragazzi, alla stanza e il tempo alla stanza. Siamo in replica fino a venerdì. Ok, quindi diciamo le date perché ci sono i giorni alterni. Allora, il 19, che è domani, alle ore 23.30. Ok. Venerdì 21 alle ore 20.31, credo. 20.30 però sarà 20. Sì, però è la dilatazione temporale, sì, sarà solo. Diciamo 20.30. Col fuso orario di Sydney, sì. Esatto. Ok? Ok, allora io vi ringrazio. Noi ringraziamo voi. Grazie. E merda per le prossime repliche, assolutamente. Ah, noi ci tocchiamo sempre il sedere tutti quanti insieme prima di andare in scena, quindi questo è una cosa che rimane tra di noi, allora sì, non lo saprà nessuno.